La ra 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 ra, la ra 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 ra, la ra 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 ra. Eravamo una coppia tranquilla, qualche strilletto, una litigata, due sedie rotte, un piatto sfasciato, ma eravamo felici così. Una mattina, triste mattina, era di luglio, il sole bruciava. Una domanda, forse un po' sciocca, mi venne in testa di farle così. Come si taglia il grana a luglio? Lei mi rispose, ma con le forbici. Feci notare che si usa la falce. Lei continuava, forbici, forbici. La 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 la. Poi il fatto ci prese la mano, forse il caldo, un'altra cosa. Più testarda insisteva la sposa, mi decisi di fare così. Presi una corda e la legai, e dentro al pozzo ce la calai. E quando l'acqua le giunse ai fianchi, quella domanda rifeci così. Come si taglia il grana a luglio? Lei rispondeva, ma con le forbici. Feci notare che si usa la falce. Lei continuava, forbici, forbici. La 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 la. Era bella anche lì dentro al pozzo, il seno tondo, gli occhi celesti, ma così stupida, la stoppa in testa, la calai un poco più giù. E quando ormai, non sembri strano, aveva fuori solo una mano, alla dorata, mezza affogata, quella domanda rifeci così. Come si taglia il grana a luglio? Non rispondeva, ma con le dita chiudeva e apriva. Il medio e l'indice voleva dire forbici, forbici. La 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 la. E fu così che la lasciai andare giù.